dolce del tuo amore nel caffè. Che poi per quanto dolce sai, purtroppo amaro è. E mi ritrovo un po' più sola ormai. Come va il tuo lavoro in televisione? Beh, sembra bene. L'importante è che si accorgano di me. Certo. E lo stanno facendo? Il regista si è congratulato con me. Però io... posso dirle una cosa? Dimmi. Lo sa, al mio posto ci sarebbe dovuta essere Gabriella. Molte volte le cose non vanno come dovrebbero andare, purtroppo. Che le succede, signora Lucia? Perché? Non lo so. Da quando sono arrivata la vedo un po' strana. Ah, non farci caso. Sto dicendo sul serio. Ha a che fare con Gabriella? Beh, quella di Gabriella è una tragedia che continua ormai da 3 anni. E chissà per quanti altri anni ancora. No. Questa volta mia figlia non c'entra niente. No, cara, no. È la necessità. È la mancanza di soldi che ti fa fare delle cose che... a volte mi vergogno di me stessa. Vedi, io sono andata a trovare una signora. Una signora che si chiama Marina e che ho conosciuto molto tempo fa. Lei è una donna ricca e si è impegnata ad aiutarmi. Ha detto che... beh, cercherà di procurarmi altre clienti e poi mi paga bene. Sì, a dir la verità mi paga bene. E allora, scusi? Ecco, sono andata in quella casa con Diego perché voi eravate all'ospedale per il controllo di Andrea. E mentre ero lì che aspettavo, è arrivata... sì, è arrivata la moglie di Marco Clemente. Accidenti! Io non sapevo che fare, te lo giuro. Ma le ha detto qualcosa? No. E che mi doveva dire? No, no. Mi ha salutato come si saluta una persona che si incontra per caso. Però io mi sono sentita colpevole, capisci? E inoltre, a dir la verità, mi sono sentita anche a disagio. No, ma che cosa dice, signora? Lei non ha proprio niente da vergognarsi. Il fatto è che quella ragazza è addirittura la figlioccia della signora Marina. Io però non potevo di certo saperlo. Sì, è così. Lei è andata dalla sua cliente e ha incontrato quella signora. Ah, non voglio avere niente a che fare con i Clemente. Non voglio neanche incontrarli, capisci? Non so, è come se tradissi mia figlia Gabriella. E poi, Laura, sono sicurissima che la signora Marina le ha subito detto chi sono io. Ta-ra-ra-ra. Ti piace? Bella. Bella? È tutto qui quello che hai da dire? Tesoro mio, una camicia da notte non è fatta solo per essere bella. Sì, hai ragione, amore. Scusami. Si può sapere che ti succede? Niente. Sono solo stanco. Ah, certo. Sei stanco e hai mal di testa, vero? Per favore, Leonora. Ma quale per favore, Marco? Chi è Diego? Voglio sapere chi è Diego. Aspetta un momento. Non mi piacciono gli interrogatori, chiaro? Perché mi fai quel nome? Oggi l'ho conosciuto. Dove? A casa di Marina. Stava con una signora. Mi è stato detto che è il figlio di quella donna, di Gabriella Suarez.
E allora? Ho saputo che un tempo si diceva che quel bambino... Dillo. Che quel bambino è figlio tuo. Si dicono troppe cose. Non lo è? Ovviamente no. Se lo fosse, credi che vivrebbe dove sta vivendo? Ne sei proprio sicuro? Certo, e adesso basta, Eleonora. Non basta per niente. Questo argomento mi interessa. Sono 3 anni che stiamo insieme. Il periodo più felice della mia vita. Eleonora, per favore. Ma ti rendi conto, Marco? 3 anni passati accanto a te. Da quel giorno in cui venisti a prendermi in albergo, ho vissuto come in un sogno. All'inizio non ci siamo promessi niente. Abbiamo vissuto alla giornata. C'erano molte difficoltà tra noi. Ma mi accorsi subito che ero innamorata di te, che non potevo perderti, che avrei fatto di tutto per averti. E solo questa la verità. Poco a poco il mio amore per te è cresciuto. Poco a poco ho cominciato a dipendere da te. Ma ne ero felice, te l'assicuro, perché ormai eri soltanto mio. E cosa è cambiato? Cosa? È cambiato tutto, e lo sai. Adesso succede che ho paura perché non riesco a rimanere incinta, lo capisci? Perché ogni giorno, perché ogni mese negli ultimi tempi è come una condanna. Questo mese niente. Sarà per il prossimo. È vero, ci scherziamo su, ma sapessi quanto ci soffro. E poi... non sopporto che quando si pronuncia il nome di Gabriella Suarez tu ammutolisci, non negarlo. Come se si trattasse di qualcosa di proibito. Questa situazione non riesco più a tollerarla. Neanche io. E poi comunque mi sembra di cattivo gusto parlare di una cosa che... Che vuoi dimenticare? Sì, esatto, una cosa che voglio dimenticare. La prima volta che uscimmo insieme. La prima volta che mi desti un bacio. Non hai fatto altro che parlarmi di lei, ricordi? Non sono stata io a rovinare il tuo matrimonio. Io l'ho trovato già a pezzi. L'ho trovato a pezzi per colpa sua. Me lo hai detto tu stesso. Eleonora, perché mi stai ancora parlando di questa storia? Basta, per favore. È una storia finita, chiusa. Claudia si è risposata e ha un figlio. Io no. E Gabriella Suarez, invece, ora è in carcere. Colpevole. E l'ha confessato lei stessa di essere colpevole. Ti rendi conto? Come potrai pensare ancora a lei? Non te l'ho dimostrato in tutti questi anni? E metti il caso che sia io non poter avere figli. Certo, non è un'eventualità che si può escludere. E se fosse così? Perché no? Potrebbe essere colpa mia. Marco, ti prego, dimmi la verità. Le vuoi ancora bene? Non ne parliamo più. Ti ho detto che è una storia finita. Andrà tutto bene, vedrai. Ti assicuro, farò in modo che fra noi due non ci siano più fantasmi, tesoro. Cancellerò quella donna dal tuo cuore. Te lo giuro. Te la farò dimenticare. Buonasera, signora Lucia. Signora Marina, che sorpresa. Venga, venga, si accomodi. La ringrazio. So che non è l'ora più adatta per presentarsi a casa di qualcuno, ma vede, avevo bisogno di parlare con lei. Non si preoccupi, signora, si sieda. La ringrazio. Mi dica. Sono venuta per scusarmi con lei. Immagino che si sia sentita a disagio quando è arrivata la mia... quando è arrivata la mia figlioccia. Volevo precisare che è stata solo una coincidenza. Perché quando le ho chiesto di venire a casa mia, non sapevo davvero che sarebbe venuta anche Eleonora. Ma che cosa sta dicendo, per carità? Lei non mi deve nessuna spiegazione. Ma certo che gliela devo. Io la stimo molto, signora Lucia. Gliene sono grata, davvero. Però la verità è che non voglio... metterla in imbarazzo. E quindi credo che la cosa migliore sia lasciar perdere quel lavoro che dovevo fare. Ma no, questo no, non lo trovo giusto. Io capisco che lei non voglia avere niente a che vedere con le persone legate al signor Clemente. Ma vede, mi creda, i rapporti che ho con Eleonora e Marco non hanno nulla a che fare con lei.
Sì, io comprendo che lei voglia evitare di venire a casa mia, ma non importa. Potrà lavorare qui. Vorrà dire che verrò io a casa sua. Va bene per lei? Beh, per favore. Ma Diego, si può sapere che ci fai qui? È molto tardi e sei pure scalzo. D'accordo, ti do un altro bacino. Vieni qui. Adesso va, va in camera tua. Io vengo subito, corri. E allora? Posso portarle le stoffe? Beh, io, visto che è così gentile... Sono contenta. La ringrazio, signora Lucia. Bene, allora cercherò di portarle domani stesso. D'accordo. Venga pure domani. Signora Lucia, mi scusi se le faccio questa domanda, ma vedi, una volta ho sentito dire che lui, il bambino, Diego... Che vuol sapere di Diego? Lui è... figlio di Marco. Le posso assicurare di no. E mi deve scusare, signora Marina, ma non voglio parlare di questo. Ti ho portato delle riviste. Grazie. Caramelle. Le caramelle ingrassano. Non è un tuo problema. Riesco a mantenere il mio peso perché non mangio dolci. Qui non si può fare una dieta equilibrata. Sai, c'è poco da scegliere. Ieri ho ricevuto una lettera di mia madre. Ah, sì? E come sta? Bene. Vive in provincia? Mm-hmm. Ti manca molto, non è vero? Sì, da una parte mi manca, ma dall'altra credo che sia meglio che stia lì. Che hai intenzione di fare dopo la laurea? Tornerai al tuo paese? E tu? Io cosa? Non ti piacerebbe vivere in provincia? Tra 9 anni, forse. No, Gabriella, no, ti sbagli. Credimi, non saranno 9 anni. Davide. Ascolta, è passato il tempo, ma per me è tutto uguale. Tu sei sempre qui, nel mio cuore. No, Davide. Io sono una detenuta. E questo marchio mi resterà per tutta la vita. Per me non c'è più speranza. Quando uscirò di qui sarò solo una ex carcerata. Io voglio aspettarti, Gabriella. No. No. E poi, senza dubbio, la mia condanna non è quella che mi ha inflitto il giudice. La mia condanna è un'altra. Un'altra. Sì, la mia condanna ha un nome e un cognome. E se ti dicessi che credo nella tua innocenza? C'è qualcosa dentro di me che mi dice che tu sei innocente. Mi stai mentendo? No. No, non ti sto mentendo. In questi 3 anni è successo qualcosa. Qualcosa che sto cercando di scoprire, ma che per il momento non saprei dirti che cos'è. Posso soltanto dirti che io mi sono convinto della tua innocenza. E che c'è qualcuno che ti ha fatto cadere in una trappola. Chi è? Non te lo posso dire finché non lo dimostrerò. Finché non troverò quel qualcuno che conosce la verità. No. Ormai è tardi. Troppo tardi. Non ha più importanza, Davide. Adesso conta solo una cosa. La giustizia di Gabriella Suarez. La vera giustizia. Io non voglio la compassione di nessuno, non voglio il loro perdono. Sì, forse prima l'avrei anche voluto, ma ora le cose sono cambiate. Io sono cambiata. Vivo solo aspettando il giorno della mia rivincita. Della mia grande rivincita. E quel giorno avrò bisogno di te. Avrò bisogno che tu stia al mio fianco.
Hai visto quel vestito? Con quel vestito da sposa parteciperò alla sfilata che ci sarà domani. Ci ho lavorato molto. Già. No, 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 no. In fondo hanno ragione. Io non sono innocente, io sono colpevole. Sì, è così, io sono colpevole. Marco Clemente non si è reso conto di che tipo sono. Perché sono peggio di quanto ha immaginato. Riesci a capirmi? Gabriella, te lo chiedo per favore, smettila. Sai, quel vestito l'ho disegnato io stessa. Sapessi quante volte l'ho sognato. Ora si è realizzato. Ed è finalmente lì. Non è meraviglioso, Davide? Si sta bene? Sì. Ah, ecco. Molto bene. Come diceva mio nonno, i buoni affari si riconoscono fin dall'inizio. È davvero un grande successo. Oggi batteremo un record. Guarda sì, non c'è male, non c'è male. Però potrebbe andare meglio. Io credo che ci manchi, non so come dire, qualche attrazione. No. Ehi, non stai bevendo un po' troppo, Irene? Quanto basta, amore mio. Ti senti bene? Ascolta, gli affari vanno a gonfie vele. Questo è star bene. Ci sono soldi. C'è gente che beve whisky. Non so se te ne sei accorta, ma lì ci sono tre tizi che stanno festeggiando e questo significa per noi dei bei soldoni. Ora ascolta, ti ho detto che ieri ho parlato con Gabriella. Come sta? È strana, molto strana. In che senso strana? È come se stesse aspettando qualcosa. Sai, domani ci sarà un concorso di moda e lei parteciperà. Carmen, lei dovrebbe insistere di più con i suoi avvocati. Dovrebbe fare qualcosa. C'è una cosa che non sai. Ti ricordi che sei venuta a parlare con lei? Beh, da quel giorno la sua vita è cambiata. Non so cosa le sia successo, ma per tutto il tempo in cui le sono rimasta accanto in carcere, l'ho sentita parlare di una sola persona, Marco Clemente. Solo e sempre di lui. È come se tu le avessi dato uno spiraglio di luce. Ah, e invece non avrebbe dovuto farsi illusioni. Ma quello che le dissi forse non era neanche vero. Sai, forse ho tratto delle conclusioni sbagliate, tutto qui. È più probabile che tu abbia avuto paura. E perché no? Delle volte penso che sono viva per miracolo. O perlomeno perché non ho fatto tante storie. Io non potevo mettermi contro Marco Clemente. Lui ha molti soldi, ha molto potere, capisci? In questi casi è meglio chiudere gli occhi e fare finta di niente. Mi devi credere, è la cosa migliore. E la prossima volta che andrai a trovarla, dille di lasciar stare. È meglio non giocare con il fuoco. Dille che dimentichi tutto quello che le dissi. Non le servirebbe a niente. Io qui sto bene, Carmen. Davvero, sto bene. Sto molto meglio adesso di quando avevo una carta di credito e spendevo i soldi degli altri. Sì, adesso è molto meglio. Perché posso essere me stessa. Scusa, Irene, posso farti una domanda? Marco Clemente? Lascia che il tempo passi. Un giorno noi due ci ritroveremo faccia a faccia. E quel giorno gli presenterò il conto. Non credere che gliela farò passare liscia. Io non so. Non so come potrò riuscirci. Però mi vendicherò. Stai bene dritta. Voglio vedere come cade la gomma. Ti starà benissimo, Gabriella. Ti assicuro che è l'abito da sposa più bello che abbia visto.
Adesso girati. Voglio provare a stringerla un po' sulla vita. Forse andrà meglio. Non mi piacciono queste pieghe. Gabriella. Ma tu sei già sposata? No. Allora un giorno lo userai tu questo vestito, non è vero? No. Ferma, non ti muovere. Se ti muovi ora combinerò un disastro. No, io non mi sposerò. Grazie. Fatto? Sì, ho fatto. Te la puoi togliere. Devo assolutamente fare in modo che sia pronto per domani. Sei sicura che farai in tempo? Sì, certamente. Ci puoi giurare. Gli invitati lo vedranno. Lo devono vedere. Pronto, buonasera. Buonasera. Potrei parlare con Giulia? Chi la desidera, scusi? Ah, sono dell'università. Ah, aspetti un momento, per favore. La chiamo. Giulia? Giulia! Sì? Ti vogliono dall'università. Eccomi, arrivo. Grazie, signora Matilde. Figurati. Pronto? Giulia, ho bisogno di parlare con te subito. Sono Marco Clemente. Non posso in questo momento. Te lo chiedo per favore. Vedi, è una cosa urgente. Dimmi pure dove preferisci. Ascolti, io... Ti dico che è importante, molto importante. Il mio autista può venire a prenderti tra mezz'ora all'angolo di casa tua. Allora, d'accordo? Sì, d'accordo. Vieni con me, Marco. No, mi dispiace, devo andare in ufficio. A quest'ora? Sì, mi sono ricordato che devo controllare una cosa. Mi accompagna Gerardo, così faccio prima. Mamma, devo uscire un momento. Dove devi andare? Voglio arrivare all'università, hanno cambiato le date degli esami e fanno una breve riunione. Va bene. Non farò tardi, ciao. Ciao. Puoi anche andare se vuoi. Io devo aspettare una persona. Dì a Gerardo che quando arriva la mandi subito nel mio ufficio. Va bene, signor Clemente. Sì, avanti. Ti ruberò pochissimo tempo. Di cosa si tratta, signor Clemente? Su, accomodati. Voglio sapere una cosa. Ha un aspetto diverso. Beh, forse è perché non ho più i baffi. Sembrerò meno vecchio, suppongo. Siediti, ti prego. No, grazie. Non essere prevenuta, non sono tuo nemico. Su, coraggio. Cosa vuole sapere da me? Quel bambino. Quello che ho visto al parco. Il figlio di tua sorella. Diego. Si chiama Diego. Diego. Quanti anni ha? 3 anni compiuti. È nato a luglio, vero? Il 16 o il 17 luglio? Il 17. Signor Clemente, non mi avrà fatto venire per... No. Scusami, Giulia. Volevo solo sapere se il bambino aveva 3 o 4 anni. Non ho buona memoria per le date. Non sembrerebbe. Si è ricordato il giorno e il mese di nascita di Diego. Probabilmente perché mi interessa. E perché le interessa?
Chi è il padre di quel bambino, Giulia? Non capisco la sua domanda, signor Clemente. Infatti non ti chiedo di capirla. Ti chiedo unicamente di rispondermi, per favore. Chi è il padre di quel bambino? Rispondi. Eleonora, credi che sia opportuno che tu vada lì domani? Alla sfilata di moda? Sì. Perché hai cambiato opinione? Tuo marito lo sa? Domani glielo dirò. No, Eleonora. Domani glielo dirò, sta tranquilla. Marina. Sì. Quella signora che... La signora Lucia? Si chiama così? Sì, si chiama così. Mi sono pentita di averla fatta venire a casa mia. Me ne sono resa conto quando ti sei presentata tu. Perché? Perché sono sposata con Marco? O perché lei è la madre di Gabriella Suarez? Voglio sapere una cosa da te. Perché ti preoccupi tanto di quella donna? Non riesco proprio a capirlo. Sono sicura che se si fosse trattato di Claudia non ti saresti preoccupata così, non negarlo. Non è questo il punto. Devi ammettere che la situazione è stata davvero imbarazzante. Marco si è sposato con te, io l'ho accettato. Sì, l'ho accettato, anche se mi è stato molto difficile farlo. Però cerca di capire. Quella famiglia sta vivendo una vera tragedia. E poi quella ragazza la conosco bene. Sì, quella ragazza che sta in carcere la conosco bene. Che tipo era? Lasciamo perdere questo discorso. Domani la vedrò. La vedrò. Ma come fai ad esserne tanto sicura? Credi davvero che andrà alla sfilata? Eleonora, scusa, non mi hai detto tu stessa che quando la vedesti in carcere 2 anni fa ti fece orrore il suo aspetto? Che non riuscivi a capire come Marco si fosse innamorato di lei? Ma che cosa successe esattamente? Non l'ho mai saputo. Ah, non lo so neanche io, te lo giuro, Eleonora. Claudia non mi disse mai niente. Era molto riservata su questo argomento. Ero convinta. Avrei giurato che quel matrimonio sarebbe durato 1000 anni. Credevo che fosse un'unione perfetta. E invece tu sei qui e stai occupando il suo posto, il posto di Claudia. La storia tra Gabriella e Marco, al contrario, non è stata niente di serio. Lei è stata solo un'avventura. Un'avventura, niente di più. Eleonora. Eleonora, tu l'hai fatto cambiare. Tu hai fatto di Marco un uomo diverso, cara. Anche Emilio ne è fermamente convinto. Sta tranquilla. Lasciati alle spalle il passato. Non permettere che ti ferisca, non lo permettere a nessuno. Devi essere forte. Quella è una storia finita. Una storia senza la minima importanza. Senza traccia. Fu una delle tante. Ti dirò una cosa. Non mi preoccupo per quella donna. Quella che mi preoccupa è solo la madre. La signora Lucia sta molto male. Hai pensato cosa significa avere una figlia rinchiusa in carcere per 12 anni? Era bella, vero? Oh, ma per favore, me lo hai già chiesto almeno 1000 volte, Eleonora. Adesso basta. Ma di che cosa hai paura? Quella ragazza è in carcere. Lasciala in pace. Ma lo vuoi capire che lei non rappresenta più una minaccia per te? Perché Marco la odia, Marco la detesta. La signora Lucia è una brava donna, ma sua figlia è una disgraziata. Per fortuna ha anche un'altra figlia e devo dire che Giulia invece è davvero una brava ragazza. Non le dà nessuna preoccupazione, è iscritta a medicina. Non so perché, però ne ho paura. Quella donna è la mia persecuzione. Me lo hai detto proprio tu che il figlio di Gabriella potrebbe essere di Marco. Insomma, Eleonora, davvero non ti riconosco. Domani non ci verrai con me. Ma che cosa ti succede? Devi avere maggiore fiducia in te stessa. Devo riuscire a rimanere incinta. È l'unico modo per cancellare quest'ombra dalla vita di Marco. Perché altrimenti lei continuerà ad essere una persona da temere. La mia vita non sarà felice. Non sarà felice se non riuscirò a cancellare completamente il ricordo di quella donna. Domani andrò a quella sfilata. Sì, devo andarci. Non lo so chi è il padre. Giulia. Non lo so. Mi creda, non lo so. Non se ne è mai parlato in casa. Non è un argomento di cui mia sorella voglia parlare. Ma ci deve essere un certificato di nascita. Non lo so. Mi dispiace, ma non posso aiutarla.
È di Andrea? Ma che dice? Che cosa glielo fa credere? È del tutto fuori strada. Fra loro due non c'è stata mai una relazione sentimentale, sono soltanto amici. Voglio assolutamente vedere quel certificato. Ma che vuole da Gabriella? Che vuole da noi? Non le basta che mia sorella sia in prigione? Non ritiene sufficiente tutto quello che la mia famiglia ha dovuto sopportare? Tua sorella ha confessato di essere colpevole. Sapevi che le ho mandato degli avvocati perché la difendessero? E lei ha detto che si assumeva tutte le colpe? Anche se fosse colpevole, non sta forse pagando? Si tratta della sua vita, signor Clemente. Quando mia sorella uscirà dal carcere, sarà una donna di oltre 30 anni. Basta, per favore, non sarei dovuta venire. Lei mi disse che ero io il padre del bambino. E questo che significa per lei? Non lo ha detto una disgraziata che sta in carcere? Non lo ha detto una poco di buono, forse? Mi ricordo che proprio lei l'ha definita in questo modo. Crede ad una delinquente? Risponda. Perché si preoccupa? Infatti non dovrei preoccuparmi. Io non so perché ne sto parlando con te. Ma il fatto è che non riesco a dimenticarla. Io e Gabriella abbiamo fatto l'amore una volta soltanto. Eppure sono qui che mi chiedo se Diego è mio figlio. Lei è in prigione, è vero? Ma io ho conosciuto l'inferno, la falsità, tante menzogne. Devo saperlo. Devo sapere se è mio figlio. Devo sapere se quella notte abbiamo concepito nostro figlio. Ho provato ad aiutarla, a farla uscire da lì. Mi sono consultato con i migliori avvocati. Giulia, ascoltami. Ti supplico di dirmi se è possibile che quel bambino sia mio. Basta fare un semplice calcolo, signor Clemente. Qui nel suo ufficio ci sarà una calcolatrice. Le assicuro che non è un conto difficile. Devono passare 9 mesi e qualche giorno. Beh, giorno più, giorno meno, naturalmente. Questo lo sanno tutti, no? Come può non saperlo il grande Marco Clemente? Certo, certo. Lei mi ha detto che non ha una buona memoria per le date. Ma faccia uno sforzo. Ad ogni modo, mia sorella lo nega. Afferma che non è lei il padre. Ma dice la verità. E da quando in qua mia sorella dice la verità? Mia sorella è in prigione. Mia sorella non ha la cosiddetta credibilità. Nessuno accetterebbe un assegno da lei. Nessuna persona sulla terra le crederebbe. E allora, perché dovrebbe dire la verità proprio a lei? Noi non abbiamo più niente da dirci. Per favore, non mi cerchi più. Ah, non mi serve l'autista. Conosco bene la strada. Mi scusi, signor Clemente. Quella ragazza va via da sola. Domani mi devi accompagnare al commissariato vicino al carcere femminile. Devo controllare una cosa. Ma, signore, io... Devi accompagnarmi e basta! È questo il vestito che hai fatto? Sì, manca qualche ritocco. Piccole cose. Voglio presentare un abito perfetto. Così come l'ho sempre visto nei miei sogni. Anche le altre ragazze hanno fatto delle cose stupende, sai? Io non voglio vincere. Voglio soltanto che qualcuno lo veda. Soltanto questo. Tua madre? No, no, no. No. Qualcuno, non importa chi. Quando è che mi trucchi di nuovo, Gabriella? Quando vuoi tu, non c'è problema, perché? Ti ricordi quel giorno quando mi hai truccata? Sì. Allora ne sapevo poco. Adesso sono più brava.
Beh, ho avuto molto tempo per esercitarmi ultimamente. Quel giorno mio marito mi disse che sembravo un'altra. Un'altra? Sì, ti giuro, mi disse proprio così. Si possono avere molte facce diverse. Più di quante si possa immaginare. Che fai? Mi preparo per la notte. Domani è un giorno speciale. Voglio avere un viso riposato, un viso luminoso. Vedi, la crema, penetrando nei pori, rende la pelle più morbida. Guarda, Anna, dobbiamo avere cura di noi stesse. Il viso è come la tela di un pittore. Dipende da quello che ci si dipinge. Domani succederà qualcosa. Qualcosa di molto importante per me. Ne sono sicura. Mi ero addormentata. Se ti va, possiamo uscire. Voglio che ti siete qui. Ho l'impressione che ti stia succedendo qualcosa. No. Va tutto bene. Domani devo uscire con Marina. Io ho molto lavoro, invece. Credo proprio che ci stiamo preoccupando troppo. Non ti ho detto che sono stato dal medico. Marco. Non c'era. Sarà in studio lunedì. E lunedì ci vado. Voglio farmi degli esami. E se non posso avere figli, io... Marco. Marco, dimmi, saresti capace di lasciarmi? Non sto parlando di questo, Eleonora. Marco, io voglio il tuo amore. Non mi interessa tutto il resto. Solo il tuo amore. Voglio stare con te tutta la vita. Sono sicura che prima o poi riusciremo ad avere dei figli nostri. Bisogna solo avere pazienza. Andrà tutto bene. Mi hai fatto innamorare.